Tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento possiamo collocare due tendenze artistico-letterarie, il neoclassicismo e il preromanticismo, che, pur con forti legami con la cultura illuministica, ne rappresentano il superamento. Gli artisti, gli intellettuali, i poeti, gli scrittori che vivono e operano in quest'epoca, da una parte anticipano istanze e motivi in chiave irrazionale e anti-illuministica che saranno ripresi e ampliati nel romanticismo, e qui parliamo del preromanticismo. Dall'altra, facendo proprio la ricerca dell'ordine e del rigore proprio dell'illuminismo, si richiamano al mondo classico e all'antichità, ma in chiave nostalgica, con una prospettiva ben diversa dal classicismo rinascimentale e del primo Settecento. Neoclassicismo e preromanticismo, pur essendo due movimenti culturali diversi tra loro, sono tuttavia accomunati dal fatto di porre l'accento su elementi che l'illuminismo aveva lasciato in ombra. I due movimenti sono profondamente intrecciati agli eventi storici dell'epoca compresa tra il 1789, anno dello scoppio della Rivoluzione francese, e il 1815, anno del Congresso di Vienna e della temporanea restaurazione dell'Ancien Régime in Europa. I 25 anni che intercorrono tra le due date che abbiamo menzionato sono anni decisivi per la storia d'Europa. A partire dal 1789, anno della presa della Bastiglia e dell'inizio della Rivoluzione francese, la storia del continente europeo conosce un'improvvisa accelerazione e una serie di trasformazioni che ne scuotono dalle fondamenta la struttura politica e sociale. L'epicentro di questo mutamento epocale è, e resta almeno fino al 1815, la Francia.